Ragazzi, ma che roba è successa ieri? Cioè, devo un attimo ancora realizzare di fronte a questo porridge antigravità. Partendo dal presupposto che tuttora anch'io devo ancora realizzare cosa esattamente è successo ieri, ma è stato veramente incredibile. Io e Lorenzo ci aspettavamo al massimo 60-70 persone e abbiamo stimato intorno alle 200 persone. Avevamo praticamente bloccato Via dei Neri, i 12 metri di schiacciata l'avete spazzolati tutti. Una parte di questa è stata anche donata all'associazione Cure to Children, che tra l'altro in meno di 2 ore ha raccolto quasi 500 euro per i farmaci per curare il cancro dei bambini. E quando riesci a fare questi eventi dove ti diverti, riesci a fare una buona azione, incontrare le persone che mi seguono è veramente spettacolare. Abbiamo fatto un botto di foto, vi ho conosciuto, abbiamo parlato. Spero che vi siate divertiti tutti, abbiate mangiato. È stato davvero spettacolare. È stato un po' organizzato in modo spartano, però bello così, veramente bello così. Io e Lorenzo eravamo diventati ormai i camerieri a versare il vino, il champagne, il prosecco, a distribuire i pezzi di schiacciata. Veramente bellissimo. E spero che questo qui sarà solamente il primo di tanti altri eventi, perché è davvero bello, bello conoscervi. E la cosa più bella di tutte è che ho visto, io osservo che siete tutti bravi ragazzi, ragazze, simpatici, tranquilli, non si fa bordello, tutti molto educati. Sono veramente felice di avere una community del genere. Molto fiero di questo. Io devo ancora realizzare forse. Pranzettino con gli avanzi che avevo in dispensa qui a Firenze. Ovviamente pastina col tonno, però ho voluto fare un'aggiunta. Ci ho messo anche ceci e ogni spezia che vuoi in dispensa. E poi vi starete chiedendo: ma il pomodoro da dove l'hai preso? Perché questo qui è il mio scomparto. Sì, dovrei dargli una pulita. Però dettagli, non c'è nessuna salsa di pomodoro. Gli avanzi in dispensa. Allora, io speravo che usando il curry, la paprika, la cipolla granulare, di coprire un attimo il puzzo del tonno naturale, però non ci sono riuscito. Sentiamo di cosa sa, però. Sa proprio di universitario fuori sede. Poi gustata così di fronte al computer è un episodio, il primo episodio di Keep Rating. Keep Breathing. Che è una nuova serie che ho visto che è prima su Netflix nelle classifiche top 10. Quindi devo ancora finire Travelers. Però diamogli una chance. Let's go. Se l'avete già vista, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ah, ovviamente, buon appetito a tutti. Dai, direi che a magliette non stiamo messi per niente male. Però, visto che ci tengo a mantenere la mia cittadinanza italiana, per evitare di fare altri intrugli con il ketchup, andiamo a fare la spesa. Sì, forse è un po' un suicidio con lo skate. Lidl is back! Più forte che mai. Le carrellino e si vola. Che bene c'è l'aria condizionata. Oddio. Oddio, io volevo riprendere i pastè stenata surgelati, ma qui c'è una roba peggiore. Che non vi venga in mente che io l'assaggi. Me, queste crepe confezionate così me le mangiavo sempre in Francia, mi ricordo. Super schimicazze, ma mega buone. 10,31 euro. Dovrei riuscire ad andarci avanti fino a domani. Ho comprato un botto di verdure, ovvero tre. Comunque devo dire che ogni tanto ci sta proprio vivere una giornata normale, nella routine quotidiana. Perché se stai sempre a viaggiare, a fare esperienze incredibili, poi dopo un po' perdono un po' di significato, non c'è più gusto. E invece secondo me è fondamentale alternare con la vita quotidiana, tipo facendo la spesa dalla Lidl. A proposito di belle esperienze, amici miei, mi sono messo a fare la lista dei posti dove andrei a mangiare che mi avete consigliato voi a Napoli. Se avete ancora posticini da consigliare, sono sempre ben accetti qui nei commenti. Anche se per 4 giorni devo dire che stiamo messi veramente belli carichi. Nei prossimi giorni penso che organizzerò tutto il food tour per ottimizzare i tempi al meglio, perché voglio andare veramente nella maggior parte di tutti questi posti. Non voglio avere sensi di colpa. Parlando di sensi di colpa, mi faccio un bel allenamentino come ai vecchi tempi in giardino. Mi mangeranno le zanzare. Di essere protetto così. Occhio, andrei nel naso. Mamma mia, da quant'è che non mi allenavo la vecchia Betsy? Olè. Oh, via, non c'è verso. Allenarsi in giardino d'estate è veramente una delle cose più sgradevoli che possono esistere. Tralasciando il fatto che ogni volta bisogna scaricare il peso, ricaricare da un'altra parte. Ma mi sta sudando l'antizanzara negli occhi. Poi ogni volta mi apro questa nocca sulla panca. Allenamenti proprio brutti. Scocciato, sbarbato. Ho anche cucinato con la cenetta, che adesso si sta raffreddando in frigo perché le patate bollenti
d'estate sono un suicidio. Lo so che non andrebbero messe le cose calde in frigo, però dettagli. Ho anche registrato un TikTok super easy, sto cercando di portare una nuova serie, nuova tipologia di video, come il treno che passa, magari no. Sto sperimentando una nuova tipologia di video da portare su TikTok, sul profilo Frank si nutre, abbastanza strani, sono tipo un po' ASMR, però molto semplici. E ci metto circa 2 minuti a farli, ho visto che vanno bene su TikTok, perciò why not? Comunque scusatemi se questo daily vlog l'ho registrato praticamente solamente in casa, però mi serviva un po' di riposo dopo le ultime giornate che sono state veramente di fuoco. E a proposito della casa qui a Firenze, da settembre, amici miei, ci sarà un cambiamento veramente importante, un level up forse. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione universitaria perché mi entusiasma questo cambiamento, questo... No, non voglio spoilerare niente. Se c'è una cosa che adoro veramente tanto dell'estate... sono gli zaini da viaggio, perché cioè, c'entra tutto. Questo qui è uno zaino per 4 giorni e mi avanza pure questo spaziettino qui. Sì, quelli sono proteine in polvere. Se non fosse che si suda solamente per camminare, sarebbe veramente perfetto. Ah, ovviamente zaino da viaggio perché domani parto alla volta di Zara in Croazia, per la prima volta in tutta la mia vita. Però per il momento, con la conclusione del terzo ultimo episodio di Travelers, con questa bella ciotola di yogurt greco, granola della Lidl e bastoncini di Crusca, vi dico che per questo daily vlog è tutto e noi ci vediamo domani con la partenza verso la Croazia. Arrivederci.